assumere un'iniziativa forte nella più piena tradizione di questa città, che è sempre stata aperta all'integrazione tra le popolazioni, tra le razze, tra le culture. E questo credo che sia oggi un gesto molto importante. Nel 1997, il 6 novembre, il Consiglio d'Europa, non c'era ancora l'Unione Europea, allora approvò la Convenzione Europea sulle Nazionalità, che impegnava gli Stati membri ad assumere, nell'ambito ovviamente delle leggi del proprio ordinamento, a facilitare con ovviamente una normativa l'acquisizione della cittadinanza ai cittadini che nascono in quel paese. L'Italia purtroppo, sono passati più di 15 anni, non ha ancora provveduto a modificare nel proprio ordinamento questa disposizione. Ma credo che la sensibilità politica, la sensibilità sociale ormai sia matura perché nel nostro paese si possa compiere questo passo importante. In Italia ogni anno nascono più di 100.000 bambini da genitori stranieri. Sono bambini che nascono qui, crescono in Italia, scrivono l'italiano, parlano l'italiano, studiano la storia d'Italia e non si capisce perché non possono acquisire, diciamo così, una dignità totale come gli altri cittadini italiani. È il problema delle cosiddette seconde generazioni. Nel comune di Ivrea il 7,5% ormai della popolazione residente è di origine straniera, quindi stiamo acquisendo anche da un punto di vista quantitativo dei numeri molto importanti. Allora il Consiglio Comunale ha, con questa delibera, cercato di prendere un impegno molto forte. L'articolo 3 della Costituzione italiana, che è la legge che regola, la legge fondamentale dove sono scritti tutti i diritti e i doveri dei cittadini d'Italia, l'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di condizione economica o sociale. Io credo che anche facendo riferimento a questo, il Presidente della Repubblica più volte recentemente ha invitato il Parlamento italiano ad assumere adeguate iniziative, e quando lo abbiamo informato della nostra iniziativa, proprio il Presidente Napolitano, tramite il suo consigliere per gli affari interni e i rapporti con le autonomie, ci ha scritto questa lettera che mi pare giusto leggervi. Gentile Sindaco, gentile Presidente, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la vostra lettera e ha apprezzato la decisione di conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati da genitori stranieri. L'attribuzione della cittadinanza onoraria, come ha avuto modo di affermare il Capo dello Stato, può rappresentare un prezioso contributo per un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema, anche se tale provvedimento non ha ovviamente un valore giuridico ma solo simbolico. L'iniziativa ha tuttavia il merito di riconoscere le seconde generazioni come parte integrante della nostra società. È evidente il disagio di tutti quei giovani che, nati o cresciuti nel nostro paese, rimangono troppo a lungo legalmente stranieri, nonostante siano e si sentono italiani nella loro vita quotidiana. È auspicabile che queste iniziative costituiscano uno stimolo a una seria e approfondita riflessione anche in sede parlamentare per una possibile riforma delle modalità e dei tempi del riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri. Con questi sentimenti il Capo dello Stato invia a voi e a quanti partecipano alla cerimonia i più cordiali saluti, cui unisco i miei personali. Con viva attenzione, Giulio Cazzella, segretario consigliere del Presidente della Repubblica.